questo ci porta a Gilberto, quante marce c'ha? Ci porta a pescare, ci ammazza, ci porta a mangiare, ci bastona anche a mangiare. Sei un quarto, sei e mezzo. Sei mezzo. Mamma mia, è bellissimo. Non riesco a aprire gli occhi. E ora se si esce fuori, è già lì a mangiare. Si va al bar, c'è già 10 persone fuori. 10. Buongiorno amici della Colmich e di Buona Pesca. Buongiorno. Oddio mio. Allora, oggi andremo a pescare. Allora. Inquadra un po'. Guarda un po' cosa c'ho, Gianfra. Guarda un po'. No. Cosa c'ho. Guarda. Pantaloncino nuovo. E la felpa? Che bellezza. Risveglio. Da calciatore, gamba da calciatore. Guarda le gambine. Da depilata. Gambina depilata. Ma andiamo a dal Gilbe. Che stavi dicendo? Stavo dicendo che oggi andremo a pescare a Marradi. Nel Lamone. Che è il Lamone, che cos'è? È un amo. È un amo grossissimo. Quindi è il nostro fiume. Andiamo a far colazione. Noi siamo pronti. Noi siamo qui, aspetta. Ma il Gilbe dov'è? Dov'è? È arrivato? Io ci ho fatto. Ehi, sì. Ci ho preparato i bigatti. Ma non è mia vera. Mi sono già pronto per partire. Ma non è mia vera. Sedere, fa l'azione. Avete fatto l'azione? Sì, certo. E a cosa sei sceso? Alle 6.20. 6.20. 6.20 io stavo dormendo. 6.20 non sapevo nemmeno come mi chiamavo io. In 3 minuti mi sono fatto barba, capelli, sì. Bidet. Guarda, non si aspettate per far colazione. Si farà a noi. Si farà a noi. O la rifà. Tu ci porti stamani a Marradi, c'ho ragione. Nel Lamone, che è un amo grosso, un Lamone. È un amo molto grande. Lamone, giusto. Bene, facciamo colazione, dai. La bella riba qui. Buongiorno. Buongiorno. Gibo, che stai facendo? No, lo lasci fare, lascialo fare. Tieni. Questa non è la tua canna, come lo mai? Lasci fare. Cosa stai intoppando? Mi hanno chiesto se posso fare una lenza per un mio carissimo amico. Mi hai chiesto se ti può fare una lenza. Ma no. Io guarda, la sto facendo, io sto facendo la mia. Ah sì? Allora è la mia? Non lo so. Sì. Non è la mia però. Non è la tua? No. Allora guarda, involontariamente sarà la mia. Ma guarda un po', neanche guarda, Gibo. Cioè, il campione del mondo mi fa la lenza, se non li piglio mi butto in acqua, faccio una vasca. Sì, faccio una vasca. Oggi la fai, te la faccio fare io. Porca miseria. Guarda, guarda, zitto. Guarda, non lo distrarre. Guarda. Eccoci! Gilbe, non siamo silenti sempre, siamo più veloci. No, io ho fatto anche 2 anni. No, non è vero. Diciamo le cose come stanno. Non dire niente, non è vero. Siamo nel Lamone, nel Lamo Grosso. Siamo detto Marradi, quindi non c'è segreto. C'è questa bella pescaia, poi andiamo a pescare anche sopra. Quindi proveremo sia il Pici, il Cavevano, dovrebbe esserci, nella piana forse, qualche barbo in forza. Proviamo. È un fiume difficile da pescare. Sì. Quindi noi siamo adatti a pigliare un pesce anche zero. Però, è la nostra meta. Però ci sa lui. Ci sa il campione. Amici della Holmich, voi lo conoscete bene, amici di Buona Pesca, se lo conoscete meno, oggi vedrete come si fa a pescare. Speriamo andiamo di prendere un bel cavetto. Dai, lo prendiamo. Buona pesca, andiamo! A tutti voi, ciao! Ciao. Sì, vengo qua a farti compagnia. Gilbe è già in azione. Ti sei già preso. Io mi sono già preso. Posto molto bello. Cavedani già in frenesia. Quindi speriamo bene. Guardate che classe, i due pescatori, un pescatore di fiducia, un campione del mondo, l'altro fiducissimo,
per l'altro un attimino, ma ha fatto anche la lenza. Ha fatto anche la lenza, postazione di pesca bellissima, ottima, sì. Condizioni non semplici. Guardate, ecco, condizioni non semplici, un pesciotto è uscito. Un piccolo ciprinide è caduto sulla lenza del campione. Gibo sperava di non farlo vedere e noi l'abbiamo beccato. Guardalo, guardalo ragazzi, il campione è un... c'è niente da fare. The classic North Water. Sapete, no? Un nello nello. Un nelletto. Però Gilberto intanto ha colpito. Già un paio di volte. Non si è visto muovere i galleggianti. Non ho visto... il mio c'ha proprio una paresi. Ora c'è anche le papere. Loro sono entrati sui bachi. I pesci ancora no. Guarda con che classe lo manovra, guardalo. Tac. Tac. Uno a zero. Palla al centro. E via nella nassa naturale. Dai Gianfra, dai. Gilbe, ti sei messo all'ombra? Vai col cavedanello. Eccolo. Ale, addomesticato. Addomesticato. Abbiamo avviato. Abbiamo avviato, siamo partiti. Cioè sei partito al momento, perché noi siamo ancora in panchina. Aspetta, ti faccio una foto. Ecco così, vai, girano un po' il cavedano. Forse l'ho preso al volo. Al volo. Al volo ragazzi. Al volo l'ha preso anche. Spettacolo. Allora, qui di sotto a 1500 metri. Sì. C'è un posto che è bellissimo, la chiamano la Londra. Andiamo. È un po' difficile andare giù, però lì è veramente bello. Allora, e lì mi hanno detto che i pesci mangiano. Io direi di andarci subito. Qui, qui non mangiano, quindi... Finisco o si va noi a mangiare o se no è un casino. Finisco l'Olesia, il mio capitano, poi andiamo. Vai. Eccolo là, il nostro pescatore di fiducia. Non posso dir nulla però, sono bravo. Non dico niente. Ti ritiro. Ce ne andiamo con la coda tra le gambe. Sì, perché scendere lì bisogna essere Messner. Sì, no, Reinhold Messner. E la nostra guida lo fa. Lo fa, certamente. Mi ha detto, ma lo fate Gianfranco? Io no, no, sicuro. Però sono stato bravo, io vi aspetto, andate. Non c'era la scaletta, l'hanno derubata. E quindi rientriamo nel posto. Con l'orecchio come un cocker. I posti sotto erano probabilmente più adatti e consoni alla tipologia di pesca che volevamo affrontare, sì. Quindi bah. Una discreta batimetrica. Sì, tra l'altro si va a vedere sopra, dai, dove prima, e al massimo si va a fare un fermino. Sì. Molto poi gradito. Sale su, ta, 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 ta. Come va? È insopportabile, guarda.
è insopportabile. Su. Ah, proprio così, senza mani. Senza mani. Siete insopportabili. Insopportabili. Come si fa? Guarda, guarda. Anche il pane è un... Il pesce un po' non con Laura. Ma l'olio ci ha messo l'olio. Il pane con questa l'olio. Questa è la frettunta. Il pane con l'olio. Allora, noi si prova a dare il buon esempio ai pesci. Allora, diamo il buon esempio. Visto che i pesci non ha mangiato, noi che si fa? Dobbiamo dare un buon esempio a noi. Abbiamo preso due pesci, chi l'ha preso? Di me. Non va bene. È giusto, deve essere così. Ora ci proviamo. Pomeriggio noi veniamo fuori a distanza. Dopo questa mattinata. Porca miseria, vai. Io spengo. Sì, ma inquadra. Prima di spengere fagli. Una panoramica. Una panoramica da là, vai col drone. Guarda il panoramico. Ma che barbolo è questo? No. Noi siamo un pastura. Arrivederci. A dopo. Di nuovo, occhio alla canna, siamo sul luogo del delitto. Sì, dove non ci si riprova, San Di Coccio. Non si molla niente, noi no. Non molliamo perché noi siamo pescatori se di ultima si generazione. Deve far bravo, di clorocarbo. Se si deve far zero, si fa. Bisogna farlo onestamente. Ci si è provato, sì, si è fatto zero. Però il tagliere era buono. È buonissimo il tagliere. Peschiamo. Hai lasciato le gambe al bar? Sì. Allora, abbiamo un'idea. Siamo nel Lamone, ammarrati, però zero. E quindi si diceva con Igli e con Gilberto, il cibo, di andare nel Bidente, in un posto dove non andremo domani mattina, ma un posticino dove si pesca tre ore, così. E se rimaniamo sempre qui? Sempre qui? In zona qua. Andiamo di sotto Fognano. Andiamo a vedere. E lì c'è una buca che io l'altro giorno ci ho fatto la gara, ci ho fatto quasi 9 kg di pesce. Allora andiamo a provare. Andiamo a provare lì e poi al massimo si dirotta per il bidente. Sì. Almeno si tocca un pesce. No. Lì è un posto che dai, ci si pesca in tre, una bella buca, e i pesci ce ne sono tanti. È l'unico posto che prendiamo un pesce lì. No. Allora andiamo. Sempre in questo fiume, però più in giù. Ok. Via, si va. È d'accordo? Siamo qua. Guarda che agilità. Vai, 1, 2, 3, via. Sforzo addominale. Eccolo qua. Nuovo spot di pesca o posto. È arrivato anche il gianfra. Vediamo. Eccoci qua. Chi si spoglia fa un caldo. Il gilbe è già pronto. Qui ci sono nase, gilbe? Sembra l'acqua della Drava. Davvero? È la Drava. Quando è chiara è l'acqua della Drava. Pensa te. Prima qui fai sentire che trovano chiara. Qui. Acqua azzurra. Neanche acqua chiara. Speriamo, dai, peschiamo. Proviamo. Proviamo a vedere se riusciamo a prendere un pesce. Ora cambia attrezzo, ora sono cavoli. Te comunque tranquillo, eh? Ogni tanto un pescetto, Ogni tanto un pescettino. Eccolo. Eccolo. Strappato? No? Ancora attaccato. Vedi? Opla. Oh vai, ecco fatto, vedi? Capito? Hai capito? Io vado di portachiavi. Anch'io? E pesco accanto, Io gli vado sopra ora. Vieni qua sopra di me. Da come era partito sembrava. Falso allarme. E salta fatto. Ma è venuto su a galla e poi ha dato il colpo di coda.
Che bischero. La malasse. Perfetto, bravissimo. Così si fa. Grande Gianfra. È questione di Nelly. Sono bravissimi, poi si slamano da soli, vedi? Guarda come va subito a cercare la tana. Come sta fermo? Due chili? Oh, mi bastava più piccolo. Cosa stavi dicendo già? Subito, come ti ho detto. Oggi non si è preso un pesce. Non si è preso un pesce, guarda. Pesce è interessante, credo sia interessante dalla piega, guarda spettacolo. È come quelli... Se si leva. I suoi, che andavano sotto. Dici no, arriva là e lo salta. E mi sottopiedi, ma e ci viene addosso. Dov'è? È bello pesante, sì. Se è un cavedano è molto grosso. È di notevole dimensione. Sì? Sì. Ma del nostro campione. Oggi hai sentito il caldo, eh? Eccoci. Ma lì c'è sotto le infrastrutture. Cioè, il campione del mondo che ti... che ti guadina il pesce. Ti insegna a pescare, mi piacerebbe avere questa soddisfazione. Fai così, ti vieni qui sotto, eh? Cosa devo fare, Gilbe? Scendo là. Su, 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 su. Poi non è che abbiamo finali importanti. No, forse è un cavedano perché è un po' niente. Non cavedo non. Come ti ho detto, noi oggi nemmeno un pesce. È un cavedano, è una roba... Sì? Se lo riusciamo a vedere è una roba... È veramente bello? Sì. Ma veramente, veramente, sì, eh? Sì. Abbiamo visto la quota com'era, Gilbert. Così. Mamma mia. Quattro. No, ma tienilo su qua, perché lì ci sono, si tira sotto che ci sono delle radici. Oi. Ma che c'hai, il 9 sopra? Non lo so, credo un 10. Credo, non sono sicuro. Il 10 non è un problema, dai. Il 10 non è un problema. Oh, guarda che bello. Bello, bello.
Bello. Mamma mia, è bello. Mamma mia che roba. Eccolo. Campione del mondo, prendimelo. Campione del mondo. Mi sei accorto? Grande il mio campione! Guarda bello! Madonna, è bello! Mamma mia, è bello! Oddio, è un amour! È bellissimo! Le ultime fiatate del jumper, ragazzi, oggi si è preso un pesce! Sono stato bravo! Però funziona oggi il jumper, lo sai! Sono stato bravo! Mi inchino a cotanta! Madonna, che bello! Questo forse è il cavedano più grosso che tu abbia mai preso! Tanta roba, eh! Guarda com'è! Guarda lì! Guarda com'è! Guarda com'è! Grande, grande! È tanta roba! Che randello! Cinquantino! Il ragazzo va! Il ragazzo va! Che randello! E questo è tutti i 2 kg, sì! Guarda che roba che... Sì, sì! Poi ce lo coccoliamo un pochino! Non andare! Eccolo! Guarda. Che spettacolo! Che spettacolo, poi guadinato dal campione. E poi cosa ha detto? Cos'è che hai detto? Io ho detto, noi oggi un seppe su un pesce. Eccoci, borda. Mezzo e io ero l'uno e un pesca, voi avete sentito il caldo e io... E io c'ho fortuna. Che faccione sei. Grazie Gianfra. Il nostro pescatore di fiducia sempre al servizio. Gilbe, molla. Io sfido. Sì, io uguale. Si è preso nulla Gianfra oggi? No. Neanche un pesce? No, niente. Davvero? No, non me l'hai gufata, me l'hai chiamata. Te l'ho chiamata. La lacrima funziona. Ormai non se ne prende più. Non pesce, ma le albumini. Eh sì. Abbondanti. Quello è un bel pesce, sì. Oh, via, via. Andiamo, dai, andiamo. Si va. Questi pesce della settimana, cazzarola. Non andava detto cazzarola. Ormai l'ha detto. Cazzarola. Per dindirindina. Vieni qua. Vieni, Gibo. Gibo è cotto. E anche oggi siamo cotti. È finita la giornata. Abbiamo recuperata. C'è un po' culo, dai. Molto. No. Eccoci. No, grazie. È stato bravo. No, però è stato bravo. Lo prendo come complimento. L'ha aggiustato bene, sì, e ha preso un altro. Però non è pigliato, ha preso un bel pesce. E fa l'andare giù. Con la sofferenza di stamattina ce l'hai meritato. Porca miseria. Grazie. Tra l'altro quel tagliere era squisito. Era buono, sì. Allora, grazie mille per essere stati con noi. Ovviamente non è campione del mondo a caso, ci ha bastonato anche quest'oggi, però è bello farsi bastonare da una persona come Gilberto. Sì. Ci si diverte. Domani non si sa, però ci pensa. Si decide stasera a pranzo. A cena pensiamo. A cena stasera. Ciao, alla prossima. Ciao alla Holmich, ciao agli amici di Buona Pesca. Ciao. Solito culone.